Noi dobbiamo essere ottimisti, pur conoscendo le difficoltà che stiamo affrontando per quanto riguarda la situazione economica del Paese. Bisogna lavorare intensamente, sostenere le imprese, ridurre la pressione fiscale e fare in modo che tutti i lavoratori che hanno un salario povero possano avere un aumento del loro salario. Tutto questo si può realizzare soltanto se mettiamo le imprese nelle condizioni di poterlo fare. Un altro problema fondamentale, che è quello del lavoro femminile, che deve essere tutelato, le donne devono essere pagate quanto gli uomini, devono essere messe nelle condizioni di non essere obbligate a scegliere tra maternità e lavoro. Purtroppo la situazione è molto tesa, i rischi di una escalation ci sono. Ieri ho parlato per un'ora con il ministro degli esteri dell'Iran, ho invitato alla prudenza, ho insistito anche sulla necessità di garantire il traffico mercantile attraverso Suez verso il Mar Rosso. Mi è stato detto che gli Houthi non attaccheranno mercantili che non portano armi ad Israele. Invitiamo tutti alla prudenza, vogliamo una de-escalation e non una escalation. Un messaggio di pace positivo che dà l'Italia, che è un paese amico di Israele ma che vuole avere il dialogo con tutti i paesi di quell'area, è quello di essere tutti quanti sempre più prudenti quando si compiono azioni di tipo militare.